Stazema rischia il totale isolamento. È necessario un intervento urgente. È una lettera accorata, preoccupata, quella che il sindaco Michele Silicani ha inviato ai rappresentanti delle istituzioni locali, ai parlamentari di zona e ai ministeri competenti, chiedendo al governo lo stanziamento dei soldi necessari per mettere in sicurezza la frana di Iacco. Su quell'unica viabilità ci passa la vita di 3.500 abitanti, attività produttive, commercio, servizi e condutture di gas, acqua, energia elettrica. Serve 1,5 milioni di euro per realizzare delle opere di sottofondazione e di consolidamento strutturale. Dopo 10 giorni dal primo movimento franoso, Stazema ha bisogno di una risposta concreta. Purtroppo il tempo non ci lascia tregua e anche il monitoraggio che stiamo effettuando insieme alla provincia, insieme all'Unione del Comune, insieme a tutti, è veramente sfibrante. Siamo arrivati a un punto per cui ora c'è bisogno di partire, di fare un intervento complessivo, fra l'altro molto importante. Non è certo una somma urgenza, è un intervento completo. Per questo ci vogliono risorse e stamani, facendo un quadro con tutti gli enti, a tutti i livelli, a coloro che ho mandato questa lettera e che con cui mi sono sentito e hanno approvato questo tipo di approccio, c'è da lavorare perché le risorse arrivino e perché si possa partire, perché per noi quel tratto lì, quei 150 metri lì, sono vitali.